Ciao a tutti, location insolita qui dalla quarantena per una recensione, beh, volevo dire insolita, ma in realtà no, non lo è il solito Acer Nitro 5, ovvero il prototipo del portatile medio gamma di casa Acer, in questo caso nella versione con i 79750H e GTX 1660 Ti, una linea questa di Acer che è sempre stata, lo vedete qua dai video in TV, votata all'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco, se devo essere sincero, forse non è esattamente questa l'arma vincente del modello che ho io in prova, ma questo non vuol dire che non sappia regalare grandi soddisfazioni un po' a tutti i tipi di giocatore, pur con qualche distinguo. Allora, anche molto rapidamente, proprio perché si tratta di un modello che di per sé non è nuovo al di là dell'hardware, quali sono per esempio i compromessi ai quali accennavo? Beh, senz'altro quelli da un punto di vista costruttivo, questa qui è plastica un po' ovunque, lo si vede anche qua nella parte della cover dello schermo che flette abbastanza vistosamente, se la vado a torcere appunto, c'è un lievissimo gap qua nella parte in basso, insomma, da un punto di vista costruttivo. Per il prezzo che ha questo notebook, poi ci arrivo, abbiamo senz'altro visto di molto meglio. Questo vi garantisce comunque un'espandibilità piuttosto semplice da ottenere. All'interno c'è un SSD, ma c'è un secondo slot disponibile e ce n'è anche uno per hard disk nel caso voleste espandere i 512 GB di memoria che ci sono disponibili al suo interno. Per il resto poi abbiamo una discreta dotazione di porte, da questo lato Ethernet, HDMI full size, USB-C e due USB-A 3.1, ma dall'altro lato USB-A 2.0, come mai non chiedetemelo, e jack audio. Non c'è altro, questa è la porta per l'alimentazione. Mi verrebbe da dire che, viste le dimensioni, a questo punto ci stava probabilmente anche un lettore di scheda SD, giusto per renderlo un pochino più a 360 gradi. In fondo, spesso i portatili gaming sono molto amati anche dai content creator, proprio perché offrono più performance che magari a loro interessano. E questo modello qui in particolare, andando a cercare anche quel compromesso tra prestazione e prezzo, poteva essere proprio un buon punto d'ingresso anche in quel mondo non prettamente ludico. Per il resto poi abbiamo una tastiera, vedete, retroilluminata di rosso uniforme, non ci sono LED RGB, sono tutti rossi, piuttosto tradizionale con tastierino numerico, nulla di particolare da dire, come si suole dire in questi casi, senza infamia e senza lode, e un po' lo stesso discorso vale anche per il touchpad, abbastanza ampio, poteva essere anche più grande visto lo spazio a disposizione, compatibile ovviamente con le gesto di precisione di Windows, le riconosce piuttosto bene, il click non è che vi dia proprio questo grande feedback, anzi è piuttosto afono, un po' come la tastiera in sé. Nessuno dei due offre un grande feedback all'utilizzo, ma nel complesso diciamo che vanno bene. Unico appunto, perché io queste cose di solito le mal digerisco, i toggle che sono un po' sui tasti funzione, un po' sulle frecce direzionali, li preferisco quando sono tutti in un'unica posizione, ma questo magari è una fissazione mia. Ma veniamo al discorso performance, che è quello più interessante. Vi dicevo, i 79750H, 16 GB di RAM, GTX 1660 Ti è la più potente delle GTX, ovvero delle schede non RTX che in questo momento Nvidia ha nella sua lineup. E beh, insomma, dà del filo da torcere anche tutto sommato alla 2060, con la quale è praticamente alla pari, ad eccezione del ray tracing che non c'è su questo modello qui, e si vede perché comunque andando a giocare a vari titoli ho potuto sempre quasi infischiarmene dei dettagli grafici, ovvero metterli praticamente quasi sempre al massimo senza grossi problemi. GTA 5 è inchiodato a 60 fps, ovviamente col V-Sync, se andate a disattivarlo arrivate anche a 80 fps, magari a volte perdendo qualcosina nelle scene più concitate, sta un po' a voi decidere quale preferite. Ci può essere effettivamente un pelino di tearing andando a fare a meno del V-Sync, perché il monitor non supporta comunque tecnologie particolari, ci arriveremo a breve. Però dicevo che comunque al massimo dettaglio GTA 5 rimane godibilissimo e soprattutto sempre molto 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 fluido. Stesso discorso vale per Overwatch, che invece è inchiodato su frame rate anche più elevati, all'incirca 80 fps di media, scendono un pochino anche qui quando ci sono più personaggi nella scena, ma nel complesso, con dettagli massimi, Overwatch si gioca che è un piacere. E per quanto la grafica di Overwatch non sia certo paragonabile magari ad altri titoli più moderni, vi assicuro che il gioco in sé ha i dettagli appunto massimi, non è leggerissimo.
Ho provato poi anche Rage 2, abbastanza ricco dal punto di vista degli effetti grafici, anche lì non ho avuto assolutamente alcun tipo di problema, così come non li ho avuti con Middle-Earth Shadow of War, anche nel suo caso un motore grafico piuttosto complesso ma abbastanza ben scalabile, che in ogni caso al massimo dettaglio mi teneva costante sugli 80 fps con punte anche oltre i 100, nonostante appunto anche questo sia un gioco piuttosto complesso e dalla grafica molto ricca di dettagli. Quindi in generale vi posso dire che con questa 1660 Ti andate veramente sul sicuro, ripeto, è praticamente al pari di una 2060 al netto del discorso del ray tracing, e in linea di massima il portatile riesce anche a garantire di farvi giocare senza eccessive temperature, soprattutto sulla scocca che rimane sempre piuttosto contenuta, sui corsi arriva anche oltre i 90 gradi, ma non ci sono mai problemi di throttling che vadano a penalizzarvi nell'esperienza di gioco. E le ventole, devo dire che anche al massimo regime, sono abbastanza silenziose, soprattutto hanno un suono che non è troppo acuto e che quindi non risulta fastidioso come magari altre soluzioni. La cosa che non mi ha fatto impazzire in generale è il display, non tanto perché sia un Full HD, in un portatile gaming del genere va benissimo, ma perché non ha nulla di particolare, voglio dire, ha delle cornici tutto sommato ancora abbastanza vistose, è a 60 Hz soprattutto, su un portatile del genere ormai speravo in un 144, perché con un hardware del genere in fondo riuscite poi a sfruttarlo abbastanza bene, un ipotetico pannello a 144 Hz, che questo purtroppo non è. È un IPS, buoni angoli di visione, non è eccessivamente luminoso, purtroppo non ho con me il colorimetro per effettuare delle misurazioni precise, ma mettendolo anche a fianco altri modelli che già conosco, si vede che questo è abbastanza luminoso, ma non certo da vertice della categoria. Ecco, di tutte le cose, al di là del discorso della scocca, del numero di porte, eccetera, mi dispiace in un certo senso che Acer abbia lesinato su questo componente, laddove il resto dell'hardware invece è tutto sommato di fascia piuttosto medio-alta. Mentre invece un pannello del genere è un pannello che andava bene anche in un portatile ormai datato di qualche anno addietro. E vi dicevo, più volte ormai accennato il discorso del prezzo, questo modello qui al momento viene circa 1400 euro. Sono forse ancora un pochino tanti, ci sono i modelli con GPU inferiori, sempre le nuove GTX, sia la 1650 che la 1660 non Ti, che vi permettono di risparmiare qualche cosa e potrebbe essere anche una scelta piuttosto intelligente. Su Amazon ancora non ho trovato offerte particolari, soprattutto non in questo momento. Già se riusciste a scendere intorno ai 1000 euro diventerebbe sì senz'altro molto 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 più appetibile, perché nel complesso comunque è un buon portatile game di fascia media, ma come abbiamo visto con qualche piccola rinuncia qua e là. Sta a voi anche decidere in base alle vostre esigenze quanto pesino o meno queste rinunce delle quali abbiamo parlato. Come sempre trovate ulteriori dettagli, ve lo raccomando, nella recensione completa che ho pubblicato su smartworld.it, lì ci sono benchmark, foto e altre considerazioni che non vi ho detto in questo video, un po' appunto diverso dal solito. Mi raccomando comunque, se l'aveste apprezzato, di lasciarmi un bel like, è veramente il miglior modo per ringraziarci del nostro lavoro, e ovviamente se voleste iscrivervi anche al canale. Da parte mia come sempre un saluto e alla prossima!